Capitolo 2 della lezione di Ataflu. Il titolo è Radici nel cielo, perché lavoriamo in questa sezione sulle posizioni in piedi, sul radicamento e sull'apertura del cuore. Cominciamo sentendo i nostri piedi, le nostre radici scendere nella terra. E attraverso queste radici saliamo con le braccia e cresciamo verso l'alto. Troviamo il nostro respiro come compagno, come maestro nella pratica. Espirando andiamo in una flessione laterale verso destra, inspirate nella posizione ed espirando ritornate. E dall'altro lato allungate il braccio tirando dal polso destro e andate verso sinistra. Gambe forti, forte il centro, inspira ed espira. Incrocia le dita delle mani per aprire ancora di più il petto, lo sguardo, la gola verso l'alto. Prendi luce, inspira ed espirando lascia andare. Morbide le caviglie, le ginocchia, le anche, lascia andare la testa. E puoi trasformarlo anche in un piccolo salto. Attraverso la discesa prova a sollevare completamente il corpo da terra, morbido e fluido. E ora che abbiamo rinforzato le nostre gambe, il nostro centro, possiamo praticare Surya Namaskar, il saluto al sole di Ataflu. Inspirando dalla terra, apro Urdhva Hastasana. Espirando, richiamo la mente, il cuore e la terra. Inspira, Ardha Uttanasana. Passo indietro della gamba destra, appoggio il ginocchio, Anjaneya. Inspira, dai pienezza al respiro e al movimento. Tavola. Chaturanga, cobra o cane a faccia in su, cane a faccia in giù. È un lento fluire nel movimento per non forzare, per sentire in ogni momento il corpo partecipe. Gamba destra avanti, Anjaneya. Unisci i piedi sul fronte del tappetino. Ardha Uttanasana e dalla terra di nuovo raccogli, espandi. Mani in Anjali Mudra. Ripetiamo la stessa sequenza a sinistra, Urdhva Hastasana. Tocco la fronte, tocco il petto, tocco la terra. Inspira, Ardha Uttanasana, passo indietro della gamba sinistra, lontano e coraggioso. Radico il coccige per aprire di più. Espirando, tavola. E cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Il piede sinistro ritorna avanti e di nuovo Anjaneya, non c'è mai stop. L'elemento acqua, la fluidità è presente nella pratica flow, dobbiamo tenere sempre presente. Urdhva Hastasana, mani in Anjali Mudra. Un'altra breve sequenza per rinforzare le gambe e il controllo delle fondamenta da Utkatasana, dalla sedia, passo indietro della gamba destra e poi ritorno. Passo indietro della gamba sinistra, le mani spingono indietro, il centro rimane basso, baricentro basso. Ora passo indietro e poi raccolgo dalla terra e apro nel guerriero uno modificato. E ritorno, attenzione al respiro, espirando passo indietro, inspirando raccolgo energia dalla terra, espirando lascio andare le braccia e ritorno Utkatasana, mani in Anjali Mudra. È un po' più forte, risalgo. Guerriero 2, un grande passo indietro della gamba sinistra, trovo la posizione allineando bene il tallone destro al centro dell'arco plantare sinistro. Ora forti e radicati entrambi i piedi, porto il braccio sinistro in avanti e creo una posizione forte di pugni, come se preparassi un arco, tiro indietro il gomito sinistro ed espirando apro la mano e l'appoggio alla coscia per aprire in un reverse warrior, profondissimo. Stendi la gamba destra per prendere ancora più spazio e mantenendo piedi forti, gambe forti, manovra la schiena e lo sguardo e la mano. Trikonasana. Con la mano sinistra vado a cercare l'interno della coscia destra per aprire ancora di più le spalle, aprire il petto verso il cielo. Allungate il braccio sinistro, ora piegando, destro, piegando la gamba destra e allungate il braccio sinistro. E ruotando sulla punta del piede sinistro,
di nuovo appoggiate le mani a terra. Posizione della tavola, facciamo un vinyasa per mantenere fluido e caldo il movimento. Cane a faccia in giù. Ovviamente voi nel praticare questa posizione, questa sequenza, potete memorizzarla e poi dare il tempo che preferite. Vi ricordo un detto, un antico proverbio sufi che dice: Dio ti rispetta quando lavori, ma ti ama quando danzi. Quindi date qualità ad ogni vostro movimento, come se fosse una danza. Guerriero 2, pugni stretti. Portate il gomito destro indietro, preparate l'arco, inspirate ed espirando scoccate la freccia e apritevi nel reverse warrior. Dalla terra aprite ancora di più, date energia allo sguardo e alla mano, inspiratela e dai piedi cambiate posizione, vi portate in trikonasana. La mano può essere a terra o alla caviglia, seconda delle vostre possibilità di oggi. La mano destra ruota indietro, cerca l'interno della gamba e poi contemporaneamente pieghiamo la gamba sinistra e allunghiamo il braccio sinistro. Date sempre intenzione al vostro movimento, aprite anche il braccio destro e poi ruotate sulla punta del piede destro, mani a terra, tavola, chaturanga, cane a faccia in su, cane a faccia in giù. Potete ovviamente riposarvi ogni tanto, anche facendo balasana, posizione del bambino. Prendete sempre il vostro tempo. Ora ci riportiamo sul fronte del tappetino. Di nuovo allunghiamo bene la colonna e riportiamo le mani in Anjali Mudra, l'attenzione al cuore. Chiudiamo la sequenza con tre varianti di Prasarita, Padottanasana. È importante che in questa posizione i piedi siano ben appoggiati, completamente appoggiati a terra e che le gambe forti stringano il centro. Scendendo in avanti, piegate prima le gambe e poi, quando la testa scende, le stendete. Non è importante che tocchiate o non tocchiate terra con la testa, è importante che la vostra colonna allunghi. Inspirate quando risalite ed espirate di nuovo. Incrociate questa volta le dita delle mani dietro la schiena per aprire ancora di più le scapole, sentire ancora di più i lati della vita che si allungano. Le gambe stringono il centro, come per piegare a metà il tappetino. La testa e anche le mani vogliono toccare terra. Potete stare anche un po' di più, mani sui fianchi e risali. E di nuovo, ogni volta respira, metti dolcezza e luce nella tua pratica. Non solo fatica, non solo sforzo. Andate in torsione con la mano destra alla caviglia sinistra. E poi dall'altro lato il bacino rimane stabile. Cercate sempre di portare lo sguardo al cielo. E risalite. Vi ringrazio per questo secondo capitolo di radicamento e apertura. Namaste.